Mi trovo a Taranto presso la rampa Leonardo da Vinci nelle vicinanze del circolo sottufficiali della Marina Militare. Già una settimana fa circa ho cercato di approfondire la situazione. L'Enel stava svolgendo dei lavori e all'improvviso questi lavori si interrompono e rimangono così bloccati, paralizzati da almeno 10 giorni. Una cosa davvero incredibile perché si crea un grosso problema per la circolazione, perché già la strada è angusta con la possibilità di parcheggiare su ambo i lati e con il doppio senso di marcia. Immaginate ora che la strada viene ulteriormente ristretta e strozzata. Quindi l'Enel ha iniziato a fare questi lavori e all'improvviso cosa è successo? Si è dovuta fermare perché? Perché ha trovato, scavando, una sorta di volta, una sorta di tetto di pietra, lo chiamo così impropriamente, volgarmente, e quindi chiaramente mentre stava tranquillamente scavando, lì si è dovuta necessariamente fermare. Questo cosa ci fa capire? Che da un lato le ditte a Taranto fanno i comodacci propri, perché non c'è un'amministrazione comunale che si fa rispettare, che dice alle ditte: tu stai lavorando sul suolo del comune di Taranto e devi rigare dritta e devi appunto approfondire prima di scavare e devi realizzare l'opera in tempi rapidi. Invece Melucci e Company fanno sì che le ditte, ripeto, facciano quello che vogliono e quindi commettano anche degli errori gravi, come è accaduto in questo caso. Perché? Perché prima di scavare, prima di fare lo scasso, tu devi valutare cosa c'è sotto, perché non è che siamo qui a caramba che sorpresa. Devi fare uno studio, devi fare un monitoraggio dell'area sulla quale intervieni. Invece no, si rompe e poi quello che si trova, si trova. Una responsabilità grave, quindi una inadeguatezza da parte della ditta, ma anche un lassismo, una tolleranza, un permissivismo grave da parte dell'amministrazione comunale, che non prende per le orecchie queste ditte e non si fa rispettare. Ma ormai a Taranto vige l'anarchia, vige la logica del "ce me ne fotte a me", come si suol dire, lo traduco per chi non è tarantino, "che mi importa", e ognuno fa i comodacci propri. Peccato però che poi a pagarne siano i cittadini, quei cittadini che pagano le tasse e vorrebbero almeno un minimo di viabilità e di vivibilità. Invece qui, sulla rampa Leonardo da Vinci, vige, trionfa la superficialità, l'approssimazione nel realizzare i lavori che incidono sul nostro manto stradale.